un'immagine importantissima per la nostra città, il cimitero restituito alla totale fruibilità dei cittadini. Pochi mesi fa, venendo al cimitero, avevamo impalcature, avevamo tende arancioni che delimitavano gli spazi inagibili e quant'altro. Nel giro di pochissimi anni siamo riusciti a restituire la fruibilità in ogni spazio. Devo dire che il portale è stato un'idea che mi è venuta nel momento in cui abbiamo finito di sistemare la messa in sicurezza delle aree inagibili, per veramente restituire al comune capoluogo la dignità di un ingresso che possa essere definito tale. Devo dirvi che la bellezza di questo portale non è solo di giorno, vi inviterei anche a venirlo a fotografare, a riprendere di notte, perché l'illuminazione scenografica che è stata messa rende merito veramente a questo ingresso al cimitero di Cartecchio. È stato un impegno economico fatto dall'amministrazione comunale, perché credevamo totalmente nella bontà del lavoro che abbiamo eseguito. Oggi siamo veramente soddisfatti, perché non solo i cittadini ma anche le persone, anche gli addetti ai lavori qui che si trovano alle attività commerciali che sono in prossimità dell'ingresso ci dicono che è un lavoro bellissimo e che è un lavoro che sicuramente ha restituito dignità al cimitero cittadino. Anche i pannelli solari sono stati inseriti per una sorta di per evitare dei consumi per l'illuminazione che è stata pensata, ma nello stesso tempo un passo verso il futuro. Devo dirvi che abbiamo già 2 milioni e 300 mila euro di disponibilità per la sistemazione del cimitero, che si aggiungeranno probabilmente nei prossimi giorni ulteriori finanziamenti. Quindi andremo non solo a fare quello che abbiamo fatto, ma andremo anche a sistemare tutto il cimitero cittadino. In questi giorni abbiamo approvato già 2 progetti dei cimiteri frazionali, progetti che in qualche modo si vanno ad includere in quel grande lavoro che è di ricomposizione di tutti i cimiteri della nostra città, e che renderanno merito ad ogni luogo, ad ogni frazione del nostro territorio. Abbiamo condiviso la progettazione con i territori per quanto riguarda quelli frazionali, mentre nei prossimi mesi andremo a fare il progetto definitivo ed esecutivo del cimitero di Cartecchio, che in qualche modo restituirà veramente dignità e decoro ad uno spazio del ricordo.